aspetta delle 5:30, inverti in auto. Stiamo provando, siamo nel golfo di La Spezia, al porto. Stiamo provando l'SM56, il Sea Machine. E devo dire, posso subito darti la mia soddisfazione, perché credo che il mezzo sia assolutamente ben disegnato. Sorprende la stabilità e soprattutto binomio di spazio, struttura e velocità, la solidità per quanto abbiamo i motori, qua abbiamo una motorizzazione a testa, però provandolo con il motore la risponde bene, abbiamo la risposta della catena bagnata, che garantisce la stabilità, controbilanciando nel momento di sbandare. La struttura è solida e già di per sé esprime proprio sicurezza. L'inaffondabilità la si percepisce. Devo dire, è una gran bella barca, soprattutto come mezzo da lavoro, stressato in condizioni a volte difficili e in situazioni dove non bisogna stare attenti a prendere dei colpi. Però hai un vantaggio, cioè il vantaggio qual è? Che avendo il motore più appruato, in questo caso hai un bilanciamento più efficace del trim, perché basta regolare di qualche grado il trim e questo trim ti cambia l'assetto. Infatti è per questo che vi dicono, se provate ad andare a prua, vediamo un attimo regolando il trim. E queste manovre, sì, diciamo, della regolazione degli assetti, si fanno quando si ha la necessità di fare dei rimorchi. Quando devi fare un rimorchio, chiaramente immaginiamoci di dover, ecco, poi quel roll bar che c'è lì, che credo serve per proteggersi dal motore, deve essere portante, cioè bisogna riuscire a capire quanto può spingere, quanto può tirare, no? Allora, se noi adesso dovessimo abbassare completamente, in questo momento ci appoggiamo, andate un po', potrebbero entrare degli schifi, eh? Sì. No, non entra di là. Bene, questa è un'altra cosa, perché quando una barca in questo momento si ingavona, cioè... Sì, sì, ho capito, certo. No. No, questa non la fendere giù, questa qui la puoi anche mettere con un idrogetto e fargli fare il testacoda. Va giù ma non arriva ingavonato. Fare delle prove, sì. Ci spieghi questa reazione? Sì, sostanzialmente
abbiamo stressato un po' lo scafo, nel senso cambiando la direzione, cambiando gli assetti e soprattutto in accostata, nella forte accostata con raggio di curvatura molto stretto, la barca in sostanza si impunta con l'angolo o di dritta o di sinistra e governa in una maniera atipica. In queste condizioni la barca mantiene stabilità e quando il motore smette di spingere ritorna nell'assetto, nel bilanciamento originale con molta naturalezza. Non ha la spinta laterale dei tubolari che in questo caso, in questa manovra, lavorano in senso negativo, cioè ribaltano un po' i galleggiamenti e quindi fanno oscillare in una maniera a volte fastidiosa e magari in condizioni di mare formato inopportuno. E su questo? Su questo no, su questo devo dire che risponde esattamente con le spinte, con le forze che il motore riesce chiaramente a imprimere. In questo caso, ripeto, abbiamo una motorizzazione piccola, si è visto che il motore non ce l'ha fatta nel momento della curva a spingerla, a tirarla fuori, però c'è un 40 cavalli, quindi già con una motorizzazione... Beh, questo è già sflangiato! Con una motorizzazione da 80 cavalli, secondo me, è la sua motorizzazione bilanciata, rende tantissimo e promette bene, devo dire la verità, promette molto bene. Siamo contenti. Una gran bella barca.